Bari si aggiudica il primo round del derby pugliese contro il Taranto. Il successo dei padroni di casa è anche il primo della stagione. La vittoria è coincisa con l'esordio del neoacquisto della scorsa settimana Tovalieri, che oltre ad evidenziare un'ottima prestazione ha anche segnato il gol pareggio. Bravo il Taranto nonostante la sconfitta, soprattutto nel primo tempo. La squadra di Vitali, priva di tre titolari, dopo essere passata in vantaggio, ha ben amministrato il gol praticando un gioco attento e disciplinato per tutti i 45 minuti. Nella ripresa è calato sul piano tecnico. Partenza sprint per il Bari, al quinto Cucchi serve il neoacquisto Tovalieri, cerca di sorprendere Gamberini, Alessio arriva con un attimo di ritardo. Il Bari continua ad assediare la metà campo tarantina, gli ospiti si difendono in maniera ordinata, all'undicesimo si propongono in avanti Lorenzo per Muro ma sbaglia la mira. Gli ionici quasi a sorpresa passano in vantaggio con un calcio di rigore. Nitti, un ex, cerca di sgusciare via in aria, Di Muri l'ostacola, l'arbitro dice irregolarmente e indica il dischetto. Guarda, è difficile giudicare la distanza, il ragazzo mi ha detto che no. Freddo si dimostra Lorenzo, che mette fuori causa Biato. Il gol vantaggio spiazza il Bari, i biancorossi però ripartono a testa bassa. Al 24esimo vanno vicinissimo al pareggio, la traversa si frappone alla rete, Cucchi dalla destra penetra in aria, serve Alessio, al suo tiro si oppone il bravo Gamberini, arriva a Terracenere ma il suo colpo di testa colpisce la traversa. Cerca di allentare la pressione barese il Taranto con questa conclusione di Mazzaferro al 27esimo. Un minuto dopo è il Bari a sfiorare il gol, Tovalieri crossa per Protti e palla sulla traversa. Al 31esimo sono ancora i biancorossi protagonisti con questo tiro che sfiora l'incrocio dei pali di Iarri. La squadra di casa, nonostante pressi gli avversari, non riesce a concretizzare. Il Taranto pratica un gioco attento e senza fronzoli. Al 38esimo in evidenza sono ancora i padroni di casa con questa punizione di Cucchi. I ragazzi di Lazzaroni vedono finalmente premiati i loro sforzi al 41esimo, quando riescono ad agguantare il pareggio. Di Muri crossa in aria, Tovalieri segue la traiettoria, si impossessa di palla e sul filo del fuorigioco batte a rete. Nella ripresa parte subito il Taranto, al secondo Piccino per Muro, colpo di testa e palla sulla traversa. Risponde il Bari dopo 60 secondi e fa centro. Baroni batte un calcio di punizione, Loseto fa l'attaccante, interviene di testa e in diagonale sorprende Gamberini. La squadra di casa non si accontenta del vantaggio e continua a recitare la parte da protagonista. Iarni si infortuna accidentalmente all'ottavo ed è costretto ad uscire in barella, nulla di grave. Al suo posto entra Sassarini. Vitali cerca di rimescolare le sue carte, fa rientrare al 14esimo un difensore, Monti, e porta in campo un centrocampista, Pellizzaro. Il Bari gioca con scioltezza e proprio con scioltezza riesce a trovare la via del terzo gol al 25esimo. Terracenere parte sulla sinistra, vede libero Protti e gli serve palla. Preciso è nel suo tiro a rete. Il Taranto non ha mai una bandiera, al 32esimo Lorenzo in aria passa a Zaffaroni, ma la sua goffa conclusione termina a lato. Al 34esimo prova su punizione dal limite Muro.